Filippesi 2, 19 e 30, è un capitolo, questo molto, molto bello, perché ci parla di due personaggi di cui parla l'Apostolo Paolo, ovvero Timoteo ed Epafrodito. Dice l'Apostolo Paolo nel versetto 19: ora io spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché io pure sia incoraggiato ricevendo notizie dello stato vostro, perché non ho alcuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne, poiché tutti cercano il loro proprio, non ciò che è di Cristo Gesù. Ma voi lo conoscete per prova, poiché nella maniera che un figlio serve il padre, egli ha servito con me nella causa del Vangelo. Spero dunque di mandarvelo, appena avrò visto come andranno i fatti miei, ma ho fiducia nel Signore che io pure verrò presto. Però ho stimato necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio collaboratore e commilitone, dice la Luzzi, inviatomi da voi per supplire ai miei bisogni, giacché egli aveva gran brama di vedervi tutti ed era angosciato, perché avevate udito che egli era stato infermo. E difatti è stato infermo e ben vicino alla morte. Ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi tristezza sopra tristezza. Perciò ve l'ho mandato con tanta maggior premura, affinché, vedendolo di nuovo, vi rallegriate e anch'io sia meno rattristato. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni allegrezza e abbiate stima di uomini così fatti, perché per l'opera di Cristo egli è stato vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Dopo le esortazioni che Paolo ha fatto nel primo capitolo, dove ci veniva parlato di un progressivo cammino di santificazione, Paolo include appunto nella sua epistola delle informazioni pratiche, informazioni molto semplici ma anche molto profonde, che riguardano proprio questi due collaboratori, Timoteo ed Epafrodito. Questo sta a significare che l'Apostolo non parlava soltanto di se stesso, non parlava soltanto della sua situazione, dei pericoli che egli correva nel corso del suo ministero, però metteva in risalto anche le qualità, le caratteristiche spirituali dei suoi collaboratori. Infatti egli desidera informare i suoi destinatari, quindi i filippesi, della situazione e dello stato spirituale di questi due fratelli, di questi due collaboratori di Paolo, Timoteo ed Epafrodito. Pertanto abbiamo nei versetti 19 e 22 di questo brano, ci viene parlato delle caratteristiche di Timoteo. Certamente Timoteo era il personaggio più vicino all'Apostolo Paolo. Timoteo sappiamo che si convertì grazie alla predicazione di Paolo, ma nello stesso tempo Timoteo aveva già avuto anche una formazione biblica, una formazione spirituale attraverso due donne, ovvero sua mamma e sua nonna, che lo avevano instradato nelle vie del Signore. E l'Apostolo inizia proprio questa porzione della lettera indicando con cura e precisione quelle che erano le caratteristiche di questo suo collaboratore amato, prezioso, cioè Timoteo. E è interessante notare che l'Apostolo Paolo era un personaggio, un servo del Signore molto equilibrato, perché quando lui doveva rimproverare, rimproverava, quando lui doveva esortare, esortava, e quando lui doveva elogiare, elogiava. Quindi era molto obiettivo. E sia nei confronti di Timoteo sia nei confronti di Epafrodito, Paolo elogia questi due servi del Signore, questi due collaboratori,
uno per alcuni motivi e l'altro per altri motivi. Questo ci dà un prezioso insegnamento, ovvero quello che è scritto nel versetto 3, sempre di Filippesi 2, dove l'Apostolo Paolo ci insegna che noi dobbiamo stimare gli altri superiori a noi stessi. E Timoteo e Paolo dimostrava di stimare i suoi collaboratori, di stimare i suoi fratelli, le sue sorelle. Basti vedere anche i vari saluti che lui rivolge nelle sue epistole. Lui proprio elogia i suoi collaboratori, coloro che avevano combattuto con lui la battaglia del Vangelo. E questo mi ha portato a riflettere sul fatto che numerose volte l'uomo è invece portato a fare critiche, a fare osservazioni, mentre manca proprio la parte dell'elogio, la parte dell'incoraggiamento, la parte questo atteggiamento che appunto ha Paolo nei confronti di Timoteo e di Epafrodito, dove praticamente Paolo dice a questi due personaggi di continuare a comportarsi come essi facevano. Allora che cosa leggiamo nel versetto 19 di Filippesi 2? Quindi riprendiamo questo versetto. Ora io spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché io pure sia incoraggiato ricevendo notizie dello stato vostro. Quindi Timoteo sarebbe risultato il mandante praticamente di Paolo, proprio per sapere quella che era la situazione spirituale dei filippesi. E la sua speranza era proprio quella di mandare quest'uomo, questo suo collaboratore stretto. Questa scelta da lui fatta non è stata dettata da una decisione affrettata, come talvolta capita dal punto di vista umano, ma l'Apostolo Paolo sapeva selezionare, sapeva scegliere chi mandare e chi non mandare, perché conosceva chi erano i suoi collaboratori, chi stava vicino a lui. Inoltre questa sua speranza sottolinea ed evidenzia un fatto inconfutabile, cioè che tutto è nelle mani di Dio, tutto è nelle mani del Signore, il nostro futuro, il nostro piano, la nostra vita, i nostri progetti sono nella mano del Signore. L'Apostolo Giacomo, nel parlare di coloro che progettavano dei piani con l'unico intento di arricchirsi, di guadagnare sempre di più, Giacomo poteva dire: dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Noi abbiamo l'abitudine di dire se Dio vuole, ma questa espressione non deve essere semplicemente un'abitudine o una frase così ad effetto, ma deve essere vissuta questa espressione, ovvero noi dobbiamo essere veramente consapevoli che una cosa noi la possiamo fare se il Signore vuole, cioè se questo rientra nella sua volontà e nei suoi piani. E troppe volte si perde di vista questo insegnamento, cioè si progettano tanti piani per il futuro dimenticando che tutto è nelle mani di Dio. Questo, certamente, preciso subito, non è sbagliato progettare, non è sbagliato pianificare il futuro, ma dobbiamo sempre tenere conto che Dio ha l'ultima parola, quindi tutto è nelle mani del Signore. Quindi la scelta di Paolo era caratterizzata, abbiamo letto, da una speranza, perché egli non sapeva quello che gli sarebbe accaduto da lì a poco, perché Paolo era in carcere quando stava scrivendo questa epistola. Allora quando lui dice io spero di vedervi presto, era una speranza, però l'Apostolo Paolo non poteva sapere quello che sarebbe avvenuto da lì a poco. Ecco perché nel capitolo 1 dice: io sono stretto dai due lati, da una parte vorrei partire ed essere con Cristo, quindi in pratica sta dicendo vorrei che mi uccidessero in modo tale che io possa essere con il Signore, però dall'altra parte rimanere in vita mi è necessario per voi. Quindi tutti i nostri piani, questo è un primo insegnamento che cogliamo, devono avere una caratteristica necessaria, cioè devono anche essere i piani di Dio. Ci deve essere la nostra volontà e la volontà del Signore deve trovare un perfetto combaciamento. Poi abbiamo sempre nel versetto 19 la missione di Timoteo.
Il mandare Timoteo alla chiesa di Filippi non sarebbe stata per Timoteo soltanto un'occasione di sperimentare la comunione fraterna con questi cristiani di Filippi, ma la sua missione avrebbe avuto un'importanza rilevante per l'Apostolo Paolo stesso nel ricevere quelle che erano le notizie fresche di questa chiesa, una chiesa alla quale Paolo era molto affezionato, perché era una chiesa, questo verrà detto nel capitolo 4, che aveva sovvenzionato l'Apostolo, avevano mandato degli aiuti economici all'Apostolo Paolo, e questa era stata la motivazione principale che aveva spinto Paolo a scrivere questa epistola. Ma non soltanto, Paolo scrive questa epistola anche perché era venuto a conoscenza di due sorelle che sono menzionate nel capitolo 4, Evodia e Sintiche, che erano due collaboratrici di Paolo che però litigavano, erano in contrasto, in contesa, e questo dispiacque l'Apostolo. Quindi lui scrive questa epistola anche per cercare di risolvere il problema che c'era tra queste due sorelle. Quindi la lettera che l'Apostolo appunto stava scrivendo per la chiesa di Filippi sarebbe stato un utile strumento per incoraggiare i cuori di questi credenti, consolarli e per spiegare anche quelli che sarebbero stati determinati insegnamenti, come noi leggiamo ad esempio nel capitolo 3, a proposito dei giudaizzanti, cioè di coloro che volevano mettere la grazia del Signore Gesù, il sacrificio di Cristo e la legge sullo stesso piano. E devo dirvi la verità che in questi ultimi tempi sta serpeggiando sempre di più anche questo insegnamento, anche se sotto altre vesti. Ora Paolo desidera che i filippesi, mediante Timoteo, lo informino della loro situazione. E questa è una prova ulteriore che i filippesi avevano un posto rilevante nel cuore dell'Apostolo Paolo. Ma non soltanto i filippesi, possiamo dire che una delle qualità belle che noi vediamo in Paolo era proprio questo amore profondo che lui sentiva per tutte le chiese, non soltanto per i filippesi, ma per tutte le chiese. Quante ore di preghiera l'Apostolo Paolo rivolgeva al Signore, sicuramente menzionando uno per uno i credenti che lui conosceva delle varie chiese che lui aveva fondato, ma anche di quelle chiese che lui non aveva fondato. Quindi l'atteggiamento di Paolo ci deve insegnare a vivere nell'unità. L'Apostolo Paolo ci teneva fortemente, vero, all'unità nella Chiesa. E per questo è importante conoscere, e questo lo vediamo anche nell'atteggiamento che ha Paolo in tante epistole, nel conoscere anche le vicissitudini, i problemi che i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno. L'Apostolo Paolo non aveva nessun problema a menzionare i problemi che lui viveva come uomo, che lui viveva come servo del Signore, e nello stesso tempo pregava per i problemi e per le vicissitudini che altri credenti avevano. Versetto 20, l'Apostolo Paolo evidenzia il valore di Timoteo. Timoteo viene giustamente menzionato figlio spirituale di Paolo, proprio perché, come lui stesso dirà nella sua prima epistola, io ti ho generato, non biologicamente parlando, ma spiritualmente parlando. Potrebbero sembrare forse eccessive queste parole, vogliamo rileggere il versetto 20, sempre di Filippesi 2. Chi è che vuole leggere e rileggere questo versetto? 20. Infatti non ho nessuno di animo quale suo, cade sinceramente cuore perché vi concede. Sono particolari queste parole, cioè l'Apostolo Paolo dice non c'è nessuno come lui, non c'è nessuno di un animo pari al suo che abbia a cuore quello che vi concerne. Sono parole che esprimono una stima, che esprimono anche un'ammirazione certamente da parte di Paolo nei confronti di Timoteo. E non sta parlando un uomo che conosceva poco Timoteo, che lo aveva appena conosciuto, ma sta parlando un uomo che conosceva molto bene Timoteo. Paolo era un uomo, e questo lo vediamo vero in tutto il Nuovo Testamento, era un uomo che desiderava dire sempre la verità. Egli si limita a sottolineare giustamente il valore che aveva questo suo collaboratore, non sono parole esagerate,
erano parole che corrispondevano al vero, esattamente quando Paolo dice siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Non sono parole esagerate, erano parole realistiche, parole obiettive. Certamente, visto che queste parole sono inserite nella parola di Dio, diciamo che l'Apostolo ha agito giustamente, ma qual è il nostro atteggiamento verso coloro che sono dei servi di Dio e che si prodigano per l'opera di Dio? Cioè, noi abbiamo questo stesso atteggiamento nei confronti di coloro che veramente si impegnano per la missione, che si impegnano per l'avanzamento dell'opera del Signore, oppure rimaniamo forse nella nostra indifferenza, nel nostro individualismo, oppure, ancora peggio, sottolineiamo magari quelli che sono i difetti di questi servi del Signore. È interessante notare che il popolo di Israele, quando non voleva ascoltare i profeti di Dio, ne dicevano di cotte e di crude nei confronti dei loro profeti. Io credo che dobbiamo veramente imparare da questo atteggiamento che ha appunto l'Apostolo Paolo nei confronti di Timoteo. Quindi l'Apostolo Paolo menziona nel versetto 20 innanzitutto l'animo di Timoteo. Cioè Paolo indica i filippesi, cioè i diretti interessati, destinatari di questa epistola, che Timoteo rappresentava un fratello caratterizzato da un animo veramente particolare, un animo che era proprio rivolto a questa chiesa. Evidentemente Timoteo, per motivazioni che ci sfuggono, che non sono scritte, aveva un affetto particolare nei confronti dei filippesi. Questa caratteristica derivava proprio dall'affetto che gli nutriva per loro. Quindi chi più di lui poteva portare a termine la missione affidatagli da Paolo? Chi era un uomo più indicato di lui per poter portare avanti questa missione? Non c'era nessun altro. Paolo non si limita soltanto ad informare i filippesi di una sua scelta, ma desidera anche evidenziare il perché di questa scelta. Cioè non dice soltanto io vi mando Timoteo punto e basta, ma egli dice anche io vi mando Timoteo per un motivo ben preciso. Perché? Perché non c'è nessuno con un animo pari al suo. Questo sottolineava un suo particolare desiderio, l'affetto di Timoteo verso quelle cose, quei problemi che concernevano i filippesi. Questa era la motivazione che ha spinto l'Apostolo Paolo a mandare Timoteo. Ma poi Paolo parla anche di un'altra realtà, che è la sincerità di cuore che aveva Timoteo. Ci si potrebbe domandare sul perché di questa ulteriore dimostrazione dello stato interno di Timoteo. Cioè, non bastava già quello che lui aveva detto, cioè un animo, non c'è nessuno che abbia un animo pari al suo. Ma cosa vuol dire che Timoteo era sincero di cuore? Significa che non era ipocrita. Era un credente genuino, era un credente trasparente, era un credente dove possiamo dire, come si suol dire, è un libro aperto. Era un libro aperto. Nelle epistole pastorali abbiamo un tratto di Timoteo, ci viene parlato di Timoteo come di un servo di Dio fedele, ma che aveva un carattere più debole rispetto a quello di Paolo. Però il suo cuore era un cuore sincero, un cuore genuino. Diverse volte infatti si dicono tante belle parole, ma, e questo è così, è l'uomo, però con un cuore doppio, ipocrita, che è basato sulle circostanze. Si corre il rischio di elaborare delle belle frasi, ma senza però averne la convinzione interiore. Timoteo non era così. Timoteo era un uomo sincero di cuore, quello che lui diceva faceva, quello che lui pensava era veramente quello. E il credente è chiamato a manifestare la piena sincerità anche nel suo cuore, non soltanto nei suoi fatti, nelle sue azioni, ma anche nel suo cuore. I filippesi erano veramente nel cuore di Timoteo. Timoteo non diceva loro vi voglio bene e basta, ma lo dimostrava praticamente. Versetto 21 abbiamo l'atteggiamento dell'uomo. Che cos'è che ci viene detto? Filippesi 2:21.
poiché tutti cercano il loro proprio, cioè il loro proprio interesse, non ciò che è di Cristo Gesù. Questo è proprio l'atteggiamento dell'uomo. Ognuno è rivolto, come dice l'Apostolo, come dice la Scrittura, nella propria via, ognuno cerca di soddisfare i propri interessi, ma il credente, il cristiano, il figliuolo di Dio è chiamato invece a soddisfare quelli che sono gli interessi del Signore. Mentre Timoteo era interessato alle vicende dei filippesi, quindi dimostra solidarietà, dimostra altruismo, dimostra amore fraterno nei loro confronti, Paolo li inserisce proprio nel termine tutti, cioè tutti gli uomini che non hanno il Signore cercano soltanto di soddisfare i loro interessi e i loro piaceri. E questo atteggiamento viene diverse volte sottolineato nella Scrittura. Ad esempio, in Proverbi capitolo 14, versetto 20, è scritto: il povero è odiato anche dal suo compagno, ma gli amici del ricco sono molti. Il povero non ha amici perché non ha nulla da dare, mentre invece il ricco ha tanti amici perché può soddisfare i loro interessi. Ovviamente non si parla di amici nel vero senso della parola, ma si parla di amici falsi, di amici che vogliono approfittare delle ricchezze del ricco. Quindi in questo verso scaturisce un sentimento di egoismo, un sentimento anche di orgoglio, di coloro che stringono un legame di pseudo-amicizia con il ricco. Sempre nei Proverbi è scritto che le ricchezze procurano gran numero di amici, Proverbi 19, versetto 4, 6 e 7, e proprio perché si parla di una amicizia che non corrisponde a quella che è la parola del Signore. Subentra quasi una sorta di corteggiamento verso colui che può dare e ha grandi ricchezze, ma verso il povero non vi è nessuno che gli tenda una mano, non c'è nessuno che lo possa aiutare. Le caratteristiche che hanno queste persone rassomigliano a quelle annunciate dal profeta Isaia verso coloro che avevano la responsabilità di essere i conduttori del popolo di Israele, ma che in realtà erano soltanto guide cieche e senza intelligenza, come è scritto in Isaia 56. Sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere sazi, sono pastori che non capiscono nulla, sono tutti volti alla propria via. Ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo. Si parla dei capi qua, non si parla soltanto di ebrei, ma si parla di capi che approfittavano della loro posizione per crescere in ricchezza e per soddisfare quelli che erano i loro interessi. Il rischio di chi è concentrato a soddisfare soltanto i propri interessi è quello di non capire, di non comprendere che cosa sia veramente la sazietà. In altre parole, quando si soddisfa un interesse, si pensa subito a soddisfarne un altro. Questo è il problema vero dell'interesse dell'uomo. Quello di soddisfare un interesse e poi subito, per il proprio egoismo, per il proprio orgoglio, si vuole soddisfare un altro interesse ancora. In questo modo non si può pervenire alla sapienza di Dio, ma si accresce soltanto quello che è uno dei segni più eclatanti della corruzione degli ultimi tempi, quando l'Apostolo Paolo dice in 2 Timoteo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del piacere. Quindi quello che i nostri occhi vedono ancora oggi è proprio che quello che dice l'Apostolo Paolo è assolutamente vero, ovvero che tutti cercano i loro interessi ma non quello degli altri. Ebbene, Timoteo non era così. Timoteo, abbiamo letto, che era un uomo sincero di cuore, che non cercava il proprio interesse, e come è scritto in 2 Corinzi 5, infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Amen.